Per chi è la prima volta che viene al gabinetto di sé, al centro romantico, l'esattezza, noi in genere cerchiamo di evitare le presentazioni dei libri, ma amiamo fare incontri con gli autori e discussioni sui libri stessi, molto informali, come vedete, anche come dislocazione delle sedie e così via. E in questo tragitto ci siamo incontrati con molto piacere con l'iniziativa di Giovanni Agnoloni, La Penna del Magnifico, promossa dall'Associazione Cittadini del Mondo. Questo favorire proprio l'incontro tra chi scrive e chi legge, in particolare l'attenzione, se non vado errato, della Cittadini del Mondo era quella di promuovere anche l'incontro con gli studenti stranieri residenti a Firenze. L'altra volta ce n'erano molti, oggi un po' meno, ma anche queste sono situazioni che vanno e che vengono. Questa sera, come sapete, abbiamo due autori e quindi siamo molto fortunati. I libri che sono là, come avete visto, sono uno di Franz Krauss-Penard, Era mio padre, e l'altro è di Marino Magliani, e Quella notte a Dolcedo. Il primo è da Fazio, il secondo da Longanesi. Hanno in comune due cose che sono un richiamo continuo e costante alla memoria, alla guerra, con tutto quello che ha significato per le vite individuali, e l'altro è questo contatto tra il mondo tedesco e il mondo italiano. Per il resto poi i percorsi sono molto diversi. Io chiederei a Giovanni Agnoloni di iniziare questo nostro incontro allora. Ringrazio dottor Bossi per questa presentazione. Sì, io devo dire che ho letto questi due libri con grande interesse. Allora, mi è arrivato prima questo, quindi ho letto prima quello di Marino senza voler fare tutto a pranzo, è anche uscito prima, tra l'altro, Quella notte a Dolcedo, appunto edito da Longanesi, e poi mi è arrivato appunto Era mio padre di Franz Krauss-Penard, che sono due libri apparentemente molto diversi, in realtà con tanti punti in comune, secondo me, almeno alcuni importanti punti in comune. E il tema a cui è poi stata intitolata l'occasione, l'incontro di oggi, è il due libri sul filo della memoria. E perché? Perché in effetti il tema della memoria è il principale punto in comune tra le due opere, che se vogliamo appartengono anche a due generi diversi, perché se di generi si può parlare, diciamo, sono due tipi di libri diversi. Uno è un romanzo, quello di Marino, l'altro io lo definirei una autobiografia in qualche modo, di Franz Krauss-Penard appunto. Perché? Perché allora la memoria emerge in tutte e due le opere. Nell'opera di Marino Magliani, Quella notte a Dolcedo, si delinea una vicenda che si svolge a cavallo tra il 1944 e il 1989, quindi ci sono due piani temporali che si dialogano tra loro sostanzialmente. Il luogo in cui si svolgono le vicende è un piccolo paese della Liguria, Dolcedo, che è il luogo di origine dello scrittore Marino Magliani, e la vicenda ruota intorno appunto a un fatto di sangue risalente al 1944, con una strage compiuta da soldati tedeschi, un'intera famiglia di idronieri che viene sterminata in un pozzo, con un unico, diciamo, testimone molto ingenuo, perché giovanissimo, una bambina, di cui poi vedremo le tracce ancora presenti nel resto della storia attraverso un'altra figura femminile, in qualche modo legata a lei, non vi dico tutto, se no poi ci può piacere, che interviene nel corso delle vicende ambientate nel presente narrativo, cioè nel 1989, per cercare di scoprire un mistero legato ai fatti di quella notte. Dall'altra parte c'è un ex soldato tedesco che è stato per l'appunto colui che è stato materialmente coinvolto in quell'operazione nel corso della guerra, Hans Lottl, che poi ha passato tutta la sua vita dal tempo della guerra fino all'epoca della narrazione a Berlino della DDR, quindi a Berlino Est,
e che torna in Italia per cercare di recuperare il senso e soprattutto un segreto legato a qualcosa che era nascosto in quel pozzo, dei fatti avvenuti allora. Quindi il tema della memoria è un tema fondamentalmente presente all'interno di questa narrazione. Poi sarà lo stesso Marino Magliani a spiegarvi meglio le valenze e i contenuti del libro, e poi approfondiremo anche nel corso del dialogo. Adesso vengo al libro di Franz Krauspenhaar, nel quale invece l'autore si potrebbe pensare, dal titolo Era mio padre, che scrivesse sostanzialmente una biografia di suo padre Karl Krauspenhaar, ti pronuncio bene, mentre invece è così, ma non è anche così, perché come lui stesso scrive a un certo punto nel libro, si chiede se si tratta di una biografia del padre o piuttosto di una cronaca di se stesso che racconta di suo padre in qualche modo, no? Quindi un parlare di sé mentre parla del padre e un parlare del padre che serve a evocare una serie di confronti tra figure della sua famiglia, a partire dal nonno, poi altre figure ancora compaiono nel corso del libro, per poi appunto rivolgersi delle fondamentali domande su se stesso, sul senso della propria vita, sulle frustrazioni e le insoddisfazioni della vita quotidiana, la difficoltà nella Milano di oggi, che viene delineata con grande efficacia nelle sue varie tonalità di grigio reale, metaforico, fino a appunto a arrivare a scoprire la radice di un dolore profondo legato alla morte del padre, ma non solo, le cui caratteristiche e il cui segreto intimo emergerà soltanto alla fine del romanzo. Quindi in qualche modo anche questo è un giallo, anche se molto, in senso molto particolare. Naturalmente non è un giallo, ma c'è un elemento di suspense che resta fino alla fine, che solo alla fine appunto si rivela nel suo significato.